Bentrovati all'edizione della notte del TG6. In apertura il CDA della saga che si è svolto questa mattina a Pescara, il consiglio di amministrazione della società che ha in gestione l'aeroporto d'Abruzzo ha approvato il bilancio, un bilancio con numeri positivi perché segna un utile di 250.000 euro. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Presidente Mattoscio, questa mattina in aeroporto a Pescara, assemblea dei soci della saga, numeri positivi per la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo. Sì, per secondo anno consecutivo la saga chiude il proprio esercizio con un utile, quest'anno di 252.000 euro circa, che denota non solo la buona amministrazione sotto il profilo generale, ma anche la capacità di aver saputo rivisitare ogni elemento di costo, ogni elemento di ricavo e anche il consolidamento di una strategia volta al potenziamento dell'aeroporto con l'obiettivo di potenziare i volumi di traffico. È stato importante, Presidente, in quest'anno di gestione evidentemente anche l'aver recuperato un rapporto di lavoro importante con la Ryanair. Assolutamente sì, abbiamo avuto due eventi straordinari durante l'esercizio 2016, da una parte Alitalia che ha soppresso il volo navetta per Fiumicino e le ragioni poi le abbiamo capite un anno dopo, cioè la crisi di questa compagnia aerea è davvero grave e dall'altra parte abbiamo avuto questa vertenza tra virgolette sul tema Ryanair in conseguenza di un incremento delle cosiddette tariffe aeroportuali a titolo di imposta di tassazione comunale, diciamo così. Ecco, tutto questo è stato superato e adesso il legame, la partnership con Ryanair si è rinnovato consolidando il rapporto preesistente, quindi ribadendo un velivolo basato sul nostro aeroporto e aggiungendo anche due nuove destinazioni estere, una su Copenaghen e l'altra su Cracovia. Stamattina, Presidente, anche la nomina del nuovo collegio sindacale della saga. Sì, è un avvicendamento del tutto ordinario, il precedente collegio è giunto a scadenza e il rinnovo viene in virtù di nuove designazioni fatte dai due ministeri competenti, uno è quello dei trasporti, l'altro è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Adesso ci occupiamo di politica, in particolare delle elezioni amministrative nel capoluogo di regione all'Aquila, dove il Partito Democratico ha presentato la sua lista per le prossime votazioni. Assente il sindaco Massimo Cialente, sindaco uscente che non potrà ricandidarsi perché ha esaurito i mandati a sua disposizione, sindaco assente per motivi istituzionali. Vediamo il servizio della redazione aquilana. Una lista di giovani e vecchi della politica che dà priorità alle nuove forze e all'esperienza sul territorio. È stata così presentata la nutrita lista del Partito Democratico che correrà le prossime elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del comune dell'Aquila e in appoggio ad Americo Di Benedetto. Bilanciare l'esperienza di questi anni delle persone che sono state in prima linea nella lotta per il diritto alla ricostruzione con l'amministrazione Cialente, quindi alcuni nostri assessori uscenti, consiglieri uscenti, affiancati da candidature di forte rinnovamento. Noi abbiamo diverse candidature sotto i 35 anni, molte sotto i 30. È un momento difficile quello che sta vivendo la città. In particolar modo l'ultimo sciame sismico ci ha ripiombato in un incubo, ma crediamo che questo sia il tempo nel quale raccogliere i frutti dell'impegno che abbiamo investito negli anni alle nostre spalle. Correrà da indipendente nella lista del PD anche Fabio Pelini, già assessore di Rifondazione Comunista nella giunta Cialente. Una scelta in controtendenza che ha sollevato non pochi interrogativi. È il segno di una squadra che ha governato in questi anni e che è abituata a essere al proprio interno solidale e generosa. Abbiamo avuto diversi momenti anche di contrapposizione e di dialettica interna anche forte con Fabio Pelini e con Rifondazione spesso per esempio sulle tematiche ambientali dello sviluppo al Gran Sasso, ma sempre questioni che sono state poi ricondotte a sintesi nell'interesse del bene della città.
Il nuovo corso del Centro Agroalimentare La Valle del Pescara di Villanova di Cepagatti è stato affrontato in una conferenza stampa questa mattina in Regione Abruzzo a Pescara dall'assessore alle politiche agricole Dino Pepe, che ha voluto sottolineare i numeri positivi ottenuti nell'ultimo anno. Vediamo il servizio. Assessore Pepe, si parla oggi in conferenza stampa del Centro Agroalimentare La Valle del Pescara, ci sono delle importanti novità. Sì, noi nel 2014, quando la Giunta d'Alfonso si è insediata, la società era in liquidazione. Dopo due anni di risanamento, il bilancio 2016 è stato chiuso addirittura con un utile di 5.000 euro. Io voglio ringraziare il Consiglio di Amministrazione, i professionisti che si sono messi in campo per portare avanti questa azione di risanamento, ma insieme a loro i grossisti, gli operatori di quell'area così importante per l'agricoltura abruzzese e per il commercio ortofrutticolo abruzzese. Grazie anche a questi risultati le prospettive ora sono sicuramente interessanti. Ma io penso che quel mercato possa svolgere un ruolo importante non solo per la Valle della Pescara, non solo per l'Abruzzo, ma io penso per l'Adriatico. Un hub fondamentale per dare un futuro importante ai nostri prodotti agricoli e in particolar modo all'ortofrutta abruzzese. Lì operano sia grossisti, sia dettaglianti, sia agricoltori. Vorremmo che quelli diventasse una comunità importante al servizio dell'agricoltura abruzzese. Sin dal vostro insediamento come giunta regionale avevate puntato fortemente sul rilancio di questa struttura? Sì, sono stati due anni molto impegnativi, siamo usciti innanzitutto dalla liquidazione, la società è stata portata in bonis e poi dopo una serie di interventi con il comune, con l'erario, con le banche, con i fornitori, attualmente abbiamo un'azione assolutamente sostenibile. Abbiamo ripreso tanti servizi che prima erano in capo ad altre società e attualmente abbiamo impiegato 9 persone. Ora andiamo a Teramo, al via da domani martedì 16 maggio una mensa solidale organizzata da LAZO, l'azienda per il diritto allo studio di Teramo. Ogni martedì e giovedì quindi dalle 19 alle 20 saranno distribuite ai più bisognosi pasti sigillati provenienti dalla mensa universitaria dell'Ateneo. La distribuzione sarà svolta dagli studenti volontari nei locali del mercato della verdura in via Stazio. Il servizio è di Tania Bonnici. Castelli. Nasce a Teramo una mensa solidale dove ogni martedì e giovedì dalle 19 alle 20 saranno distribuiti pasti sigillati ai più bisognosi. L'iniziativa dell'azienda per il diritto allo studio di Teramo in collaborazione con l'università e il comune di Teramo. Il servizio di distribuzione del cibo che arriva direttamente dalla mensa dell'Ateneo Teramano sarà svolto dagli studenti universitari volontari nei locali in via Stazio dello storico mercato della verdura. È un percorso che abbiamo pensato con il rinnovo della mensa dell'azienda, dell'università, che in collaborazione appunto con la cooperativa che gestisce, che ha vinto la gara e che gestisce la mensa universitaria, abbiamo pensato di fare a valle e per ottimizzare l'utilizzo e non limitare o annullare del tutto lo spreco alimentare, e di creare a valle di questo percorso appunto della gestione ordinaria anche una mensa solidale. E come funzionerà? Abbiamo acquistato una sigillatrice che sigillerà dei pasti all'interno delle vaschette che poi verranno trasportate dalla mensa centrale, dalla cucina dell'università, presso l'università che abbiamo come azienda, verrà trasportato qui e quindi con volontariato di ragazzi e di studenti unite sarà distribuito a chi ne ha bisogno. Quanti pasti pensate di poter distribuire ogni giorno? Ma noi pensiamo, inizialmente ci siamo orientati su una cinquantina, poi vediamo come ci adegueremo, non abbiamo grandi limiti, nel senso che noi distribuiamo circa 600 pasti al giorno, quindi non abbiamo grandi questioni, possiamo anche aumentare e calibrarlo in relazione all'attività e a quello che ne saranno le richieste. Durerà per tutta l'estate? Seguirà le pause dell'università, quindi le pause estiva, la pausa natalizia e la pausa di Pasqua. Contributo del Comune è quello di aver messo a disposizione, e di questo bisogna ringraziare veramente gli uffici tecnici, in particolare l'assessore Fracassa che si è adoperato per trovare appunto un locale che potesse essere idoneo per accogliere un'iniziativa di questo tipo. Ma che fine farà questo mercato coperto? Avete pensato di ristrutturarlo? Oddio, adesso vediamo anche con i fondi se c'è qualcosina per il terremoto, tanti progetti ci sono, questa è un'area che in questi momenti quando li visitiamo ci rendiamo conto che hanno bisogno di una manutenzione più che straordinaria. La mensa solidale dell'AZU di Teramo, oltre ad essere una lodevole iniziativa
iniziativa di solidarietà potrebbe rappresentare un primo passo verso una riqualificazione culturale, prima ancora che urbanistica, del mercato della verdura di Piazza Verdi, una struttura degradata in pieno centro storico che ha bisogno di un recupero immediato. Cambiamo argomento, sono attese fra le 60.000 e le 90.000 persone al 65esimo raduno dei bersaglieri che si svolgerà a Pescara a partire da mercoledì prossimo 17 di maggio fino a domenica 21, quando in 35.000 sfileranno a chiusura della 5 giorni che prevede 70 esibizioni di fanfare con il clou sabato 20 in Piazza della Rinascita. Vediamo insieme il servizio. Il programma parte dal mercoledì con delle manifestazioni e ci sarà subito il mercoledì l'inaugurazione del nostro museo storico che viene portato interamente da Porta Pia qui a Pescara. Poi il giovedì arriverà il nostro medagliere che sarà consegnato al comune in custodia provvisoria, temporanea. Poi il sabato c'è il clou di quello che è il raduno, quindi tutta la giornata ci saranno dalla sfilata di mezzi militari particolari, la sera il grande concerto con tre fanfare e poi l'appuntamento è alla mattina della domenica, la giornata più importante. La mattina della domenica è prevista una grande sfilata, partiremo dallo stadio, saremo in tanti, però siccome andiamo di corsa facciamo presto, quindi prevediamo che all'1:30 la nostra manifestazione sia terminata. Quest'anno toccava a Pescara, però i nostri amministratori, il presidente del Consiglio provinciale, il Consiglio regionale e il nostro sindaco hanno fatto una specifica richiesta per avere il raduno a Pescara e noi bersaglieri ci siamo adoperati per fare in modo che tutta la regione vivesse di questo evento. Ho saputo che vengono da Sydney, dall'Australia, dal Canada, da New York, lì io ci sono stato, ci sono delle bellissime sezioni che colgono ogni volta questa occasione per venire in Italia. Andiamo avanti con gli eventi e le manifestazioni nell'ambito di Abruzzo Open Day. A Roseto degli Abruzzi, Pineto e Atri, dal 27 maggio al 4 giugno si terrà il Cerrano Family Festival. Ne abbiamo parlato con il consigliere comunale di Roseto, Marco Angelini. Il Cerrano Family Festival è ormai giunto alla seconda edizione dopo la Winter, dove abbiamo rianimato il centro cittadino con degli stand gastronomici e delle dimostrazioni di cioccolato. Questa volta andiamo ad impegnarci nel campo sportivo, vista la vocazione anche della città e che è quello poi che chiede la regione con questi Open Day. Portare avanti le varie tradizioni è quello che è lo spirito di una città. Quindi dal 27 fino al ponte del 2 giugno la città di Roseto sarà animata con eventi sportivi a partire dal pattinaggio il 26, 27 e 28 che aprirà una gara nazionale, si svolgerà al palazzetto, dopodiché tutto si trasporterà al lungomare centrale, quindi nel sabato sera ci saranno delle iniziative espositive da parte delle associazioni sportive, ci saranno degli stand della CIA, degli associati CIA che verranno ad esporre e a proporre i prodotti locali dopo quello che è successo anche nel mese di gennaio. Abbiamo pensato che fosse giusto dare una mano ai produttori locali della nostra terra per cercare di rilanciare anche la loro economia, quindi coniugare lo sport con la tutela e la valorizzazione del nostro territorio. Quindi all'interno di quella serata ci saranno veramente tante cose, cicloturistica, camminata nazionale, insomma cerchiamo di far conoscere attraverso lo sport tutto il nostro territorio. È importante far vedere che al di là dei colori politici, attorno a dei progetti importanti per i territori e per i nostri cittadini, quindi anche per la crescita economica dei nostri territori, ci si riesce ad unire per portare poi a conclusione un progetto che può dare veramente tanta rilevanza come lo sta facendo. Anche quest'anno a metà giugno Pescara ospiterà Ironman, giunto alla sua 7ª edizione. Importante il ruolo che avrà nella manifestazione la Camera di Commercio di Pescara.
Un altro grande appuntamento per l'estate pescarese, arriva Ironman, un appuntamento ormai, presidente Becci, che è diventato canonico per la nostra città, un appuntamento importante di grande rilievo che vede protagonista anche la Camera di Commercio di Pescara. Sì, è una sinergia tra le pubbliche amministrazioni, sicuramente il settimo anno di Ironman rappresenta per la nostra città un punto d'orgoglio, è l'unica tappa nazionale di Ironman, che è un evento ormai che ha riscontri internazionali di primissimo piano. A questo abbiamo abbinato un Ferrari Day, chiamiamolo così, presso il porto turistico, con la collaborazione del Ferrari Club di Atessa, che ha avuto l'incarico da parte di Maranello di organizzare questa specie di esposizione con simulatori di pit stop, di guida simulata di Formula 1, per cui sarà sicuramente per i più giovani, per i curiosi e per gli appassionati un modo di conoscere questo mondo così affascinante come quello della Formula 1. A tutto questo è abbinato anche una tappa di Miss Italia, il che non guasta sicuramente, perché Miss Italia sappiamo tutti essere una manifestazione storica del nostro paese, per cui siamo soddisfatti di aver trovato insieme all'amministrazione, insieme alla Fondazione Pescara Abruzzo, grazie per quanto riguarda il Ferrari Day all'importante collaborazione delle cantine Marramieno, una sinergia in cui la nostra città sarà un centro di attenzione e un veicolo e un motore economico come è nelle finalità della Camera di Commercio. Apriamo la pagina dello sport, il solito disastroso Pescara inanella la quinta sconfitta consecutiva, la 26esima in questo campionato di Serie A, il 3-1 del Dallara contro il Bologna dà ai biancazzurri la matematica certezza di essere ultimi in classifica e nel dopogara i giocatori hanno anche chiesto scusa alla città. Sentiamo insieme il servizio della partita realizzato da Paolo Renzetti, così come l'intervista dopo gara al centrocampista Alessandro Bruno. Il solito film, il solito copione, anche nello stadio dove il Pescara aveva conquistato due storiche promozioni in Serie A, ma dove aveva anche conosciuto una cocente delusione due stagioni fa nella finalissima playoff per il salto nella massima serie, i biancazzurri pagano pegno subendo l'ennesima battuta d'arresto di una stagione da dimenticare al più presto. La sconfitta in terra emiliana non cambia di una virgola un campionato sportivamente parlando sciagurato, e in un pomeriggio in cui i ragazzi di Zeman hanno comunque offerto almeno una prova dignitosa, l'unica nota positiva arriva dal ritorno in campo di Alberto Gilardino dopo il lungo infortunio. Nel Bologna in campo dall'inizio il figlio d'arte pescarese doc Federico Di Francesco, che lascerà anche il segno. Nel Delfino ancora panchina per Montari con Zeman che lancia in attacco Mitrizza. Nel torrido pomeriggio del Dallara di fronte a circa 22.000 spettatori si comincia come da copione, con il Bologna all'attacco e già in vantaggio al settimo minuto. Fiorillo sbaglia nel rinvio dal fondo, Di Francesco è il più lesto di tutti a recuperare palla da servire la sfera in mezzo all'area per destro che anticipa Fiorillo e va in gol di testa. Il giocatore Felsinio si infortuna nell'impatto con il portiere biancazzurro tornando in campo con una vistosa fasciatura, così come Koulibaly dopo il colpo ricevuto in un'azione nell'area bolognese. La reazione biancazzurra arriva invece al quindicesimo con un'azione rabbiosa di Jean-Christophe Bebek che da posizione angolata conclude al lato. Bebek ci riprova al ventitresimo quando su schema da calcio di punizione Brugman serve Mitrizza in area che crossa a centro per Bebek che non sbaglia per il gol del pareggio. La squadra di Zeman fa vedere anche buone trame di gioco, anche se al 31esimo Verdi impegna Fiorillo in una difficoltosa respinta. La gara dopo l'avvio di marca rosso-blu è sicuramente più equilibrata. I biancazzurri ci provano ma rischiano di subire il gol del 2-1 al 37esimo da Taider, che prima del limite conclude trovando una deviazione in calcio d'angolo. Il finale di tempo vede al 40esimo Verdi provarci su punizione con la sfera che però finisce fuori dallo specchio della porta. Poi nel recupero due gol del Bologna con destro e Taider, entrambi annullati giustamente da Di Martino di Giulianova per fuorigioco.
Nella ripresa pronti via e al quarto è proprio il pescarese Federico Di Francesco, approfittando di una bambola della difesa biancazzurra, a mettere il pallone alle spalle di Vincenzo Fiorillo per il gol del 2-1. Stilisticamente bella la rete del figlio d'arte. Per i biancazzurri gara di nuovo in salita con Zeman che manda in campo Muric e Milicevic per Mitriz e Koulibaly. Le due squadre si allungano con diversi capovolgimenti di fronte. Al 24esimo c'è una ghiotta occasione per il Delfino con il contropiede biancazzurro che vede poi alla conclusione Biraghi con il salvataggio di Mirante. Gara almeno divertente con al 25esimo un colpo di testa alto di Mbaye sugli sviluppi di un angolo. Al 28esimo arriva il ritorno in campo di Alberto Gilardino al posto di Bebek dopo un lungo infortunio per il 34enne esperto attaccante e la fine di un incubo. Il Pescara prova nei minuti conclusivi a riequilibrare la gara, ma la porta di Mirante resta inviolata, con Destro che invece in contropiede va a realizzare allo scadere la rete del 3-1 per la sua doppietta personale. Nel recupero si vede poi al 47esimo Gilardino che fa correre un paio di brividi al portiere bolognese. Negli ultimi istanti da segnalare la parata a terra di Fiorillo su Okonkwo e il miracolo di Mirante che dice no a Muric. È difficile parlare in queste circostanze, in questi momenti, però i numeri parlano chiaro, 36 partite, una vittoria a tavolino, una vittoria sul campo, 9 pareggi. Noi come squadra chiediamo scusa al pubblico pescarese, chiediamo scusa ai tifosi che comunque ci hanno sempre accompagnato in tutte le trasferte, un momento particolare, dobbiamo chiedere scusa perché comunque anche noi abbiamo responsabilità e non ci possiamo nascondere, abbiamo deluso le aspettative, questa è la verità, abbiamo deluso anche la società che ha creduto in noi fortemente a inizio stagione e abbiamo deluso soprattutto i tifosi e ci sta a retrocedere, non è che non si può retrocedere, però noi siamo retrocessi in una maniera un po' brutta. E non è un'opera di lecchinaggio o qualcosa del genere come qualcuno può pensare, ma è la realtà, i numeri non si nascondono, i numeri sono quelli, abbiamo fatto un campionato disastroso, abbiamo raccolto non poco, pochissimo, quasi nulla e noi possiamo solamente fare un passo indietro e chiedere scusa a tutti. Andiamo avanti con la pagina sportiva, restiamo al calcio ma andiamo in Serie D, si sono disputati i play-off, andiamo a vedere quello fra San Nicolò e Vispesaro, un gol dell'ex Costantino condanna il San Nicolò alla sconfitta nella semifinale contro i marchigiani, giocata sul neutro dello stadio dell'Aquila. Si chiude con tanto amaro in bocca la stagione della squadra di Epifani, mentre i marchigiani si giocheranno la finale con l'Olimpia Agnonese. Il servizio di Ania Cantagalli. A Vispesaro si conferma bestia nera stagionale del San Nicolò. È infatti un gol dell'ex Rocco Costantino a mandare in finale i marchigiani e fermare la rincorsa al sogno Lega Pro dei biancazzurri. Epifani sceglie la formazione migliore contro una Vispesaro mai battuta neanche nella stagione regolare, con Bisegna vicino a Petroni a centrocampo e Stivaletta da agire nelle vicinanze di Traini in avanti. Ma non è una via di gara facile per il San Nicolò. I marchigiani devono vincere per agguantare la finale e mettono subito pressione ai biancazzurri. La squadra di Sassarini farà la gara per gran parte della prima frazione, provandoci in un paio di occasioni dalla distanza con il San Nicolò che invece preferisce aspettare e difendersi con ordine. Bisognerà attendere il 36esimo per vedere la prima vera palla gol dell'incontro di colore biancazzurro. Chiacchiarelli dalla sinistra trova Stivaletta in mezzo, ma il colpo di testa del giocatore vastese è calibrato male e si spegne sul fondo. Qualche minuto dopo è Rossone a provarci dalla distanza, con Ciotti che segue la traiettoria del pallone e toglie la mano solo all'ultimo momento. La ripresa poi si apre sulla falsa riga del primo tempo, con il San Nicolò che prova a colpire all'ottavo minuto quando Petroni indirizza di destra un pallone sulla traversa, forse anche con la complicità di Stefanelli, che si fa anche male nell'intervento ed è costretto a lasciare il campo per un taglio che si procura sul viso con copiosa fuoriuscita di sangue. Il livello di agonismo sale. A San Nicolò viene annullato un gol di Stivaletta per un presunto fallo commesso da Moretti, con le proteste ovvie di quest'ultimo. Al 26esimo l'episodio a favore dei marchigiani. De Santis svirgola il pallone e mette in angolo. Dagli sviluppi Costantino beffa di testa Ciotti per il vantaggio della Vis, proprio con l'ex di giornata. Tre minuti dopo ancora Costantino si invola sulla sinistra, arriva tu per tu con Ciotti che però gli chiude lo specchio della porta e gli nega il raddoppio.
Ancora Marchigiani poi al 35esimo, quando Moreno indirizza un calcio di punizione di un soffio fuori la porta difesa da Ciotti. La squadra di Sassarini protesta poco dopo per un contatto in area tra De Santis e Costantino, con il direttore di gara che lascia proseguire, e poco dopo allontana anche Sassarini per un ingresso rabbioso in campo. Il San Nicolò prova con la forza della disperazione a portare la contesa perlomeno ai supplementari, ma gli sforzi saranno vani. Domenica prossima la finale di Girone F sarà a Vispesero contro l'Olimpia Agnonese, con il San Nicolò che invece ripone i sogni di gloria per la prossima stagione. Cambiamo girone, impresa dell'Aquila che spugna il campo del Monterosi e guadagna la finale playoff di domenica a Rieti. Mattatore della partita è stato Mininkleri, autore di una sontuosa tripletta. Al Martoni, Monterosi e l'Aquila si giocano la finale playoff. Padroni di casa favoriti dalla migliore posizione ottenuta in campionato. Partita iniziata a ritmi alti e al nono minuto Mazzoleni si deve distendere per deviare in angolo la conclusione di Peluso. Ma al primo vero acuto il Monterosi trova il vantaggio. Break in mezzo al campo di Manoni, palla sulla destra per Palumbo che punta l'uomo e pennella un cross perfetto per la testa di Fanasca che si avvita e buca Farroni. Monterosi in vantaggio. La squadra di D'Antoni prende coraggio e al 19esimo ci prova dalla distanza con Bailon. Minuto 22, Pupeschi perde palla ma la conclusione dal limite di Fanasca è ben controllata da Farroni. Al 23esimo brivido per il Monterosi, l'Aquila arriva sul fondo ma Dictevicius è rimpallato al momento del tiro dalla difesa di casa. 34esimo, a fondo di Peluso, Bailon anticipa Mazzoleni in uscita, ma sull'appoggio di Noman è debole e fuori misura la conclusione di Ranelli. Al 36esimo proteste del Monterosi per l'atterramento dubbio di Palumbo in area di rigore, Maninetti, stesso arbitro di Rieti, fa proseguire. Al 38esimo del primo tempo arriva il pari degli abruzzesi. È il capitano Mininkleri che indovina il 7 con una punizione che da limite molto discussa dai locali trova un gol fantastico. È la domenica di Mininkleri. Il giocatore aquilano allo scadere del primo tempo inventa un'altra punizione perfetta e ribalta il risultato prima dell'intervallo. Si va a riposo sull'1-2 per l'Aquila. Parte la ripresa e al secondo sulla punizione di Buono altro episodio dubbio in area aquilana. Monterosi protesta ma per Maninetti ancora tutto regolare. Ma la squadra di D'Antoni non ci sta a perdere, entra Matusalem che al minuto 8 raccoglie la sponda di Costantini e fa partire un sinistro magico che si infila sotto l'incrocio dei pali. 2-2, pubblico in delirio per la magia del brasiliano. Al 16esimo prova la botta Fanasca ma viene murato dalla difesa aquilana. 25esimo, bella azione combinata, Costalunga, Costantini, Palumbo e Manoni, botta del classe 97 fuori di poco. Ma al minuto 28 arriva la beffa per il Monterosi. Da un rilancio errato di Mazzoleni ne nasce l'azione aquilana che porta la tripletta personale di Mininkleri, vero protagonista di giornata e spauracchio per i padroni di casa. Al 41esimo altro episodio dubbio, col fallo di mano invocato al limite dell'area da Sivilla. L'Aquila rimane in 10 nel finale per il doppio giallo a Ranelli, forcing finale del Monterosi, che nel recupero deve ancora recriminare su una dubbia decisione del signor Maninetti, ancora sotto la sufficienza come a Rieti. L'Aquila passa 2-3 e conquista la finale playoff contro lo stesso Rieti. Il Monterosi esce sconfitta, ma con la grande consapevolezza di aver compiuto un cammino eccezionale, intracciato solamente da episodi esterni. Ed ora siamo al calcio a 5, al termine di una tiratissima gara 3. L'Acqua e Sapone supera la Cogianco e approda in semifinale, dove se la vedrà con la Luparense. La serie inizierà venerdì prossimo a Chieti. Passaggio del turno con brivido per l'Acqua e Sapone che fa sua anche gara 3, sempre al Pala Santa Filomena di Chieti. Cogianco sconfitta 3-2 e la squadra di Ricci stacca così il pass per la semifinale con la Luparense. Ma l'inizio dell'Acqua e Sapone è complesso, la squadra di Genzano entra meglio in partita e sblocca con Luisinho Brizzi per poi trovare lo 0-2 con Paulinho.
Sull'orlo dell'eliminazione l'Acque Sapone reagisce e rimonta prima con l'azione personale di José Ruiz, quindi con il tiro libero che Jonas spedisce dritto sotto la traversa. Nella ripresa risultato ribaltato dalla bella giocata di Lucayan, ma il suo diagonale non lascia scampo a Molitierno. Finale palpitante con i laziali che giocano vanamente la carta del portiere di movimento. Per la squadra del patrone Barbarossa è semifinale con gara d'andata venerdì prossimo a Chieti, ritorno mercoledì 24 in terra veneta, così come l'eventuale bella di venerdì 26 maggio. Il meglio è stato il crescendo dell'attenzione e quindi questa è una cosa che mi fa ben sperare, perché magari siamo entrati tardi nel clima playoff, però ho notato nella squadra veramente tanta voglia di raggiungere questo primo obiettivo, diciamo questo passo era d'obbligo. Ci siamo svegliati con la serie con 1-0, quindi abbiamo veramente fatto un grosso sforzo, però magari serve per entrare nel vivo dei playoff. È tutto anche per l'edizione della notte del TG6, i prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono domani mattina con la rassegna stampa di Mattino 6 alle ore 7 e poi con le tre edizioni del telegiornale alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona notte.